Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati in un nuovo episodio dell'InfoTime, il nostro classico appuntamento del lunedì. Ma di che cosa vi parlerò in questo video? Di 5 titoli in uscita per Nintendo Switch a marzo 2021. Poi daremo un'occhiata alla notizia barra leak che afferma che Nintendo Switch Pro è realtà e in futuro usciranno dei giochi esclusivi per questa console che non girano sui vecchi modelli di Nintendo Switch. Ed infine ragazzi, vi svelerò quando questa settimana sarò online su Splatoon 2 e su Twitch. Ma adesso, come sempre, prima di iniziare direi di far partire la sigla. Va bene ragazzi, rieccoci qua, direi di partire dalla top 5 giochi in uscita a marzo 2021 e direi di partire da Apex Legends, disponibile a partire da domani su Nintendo Switch. Questo titolo fa il suo debutto sulla piccola console ibrida di casa Nintendo proprio domani nel pieno della stagione 8 Chaos. E scaricandolo sulla Nintendo Switch avremo la possibilità di giocarlo anche in portabilità. Tutti coloro che possiedono una console di questo tipo avranno finalmente la possibilità di mettere le mani su questo titolo che da quando è uscito sul mercato si è evoluto parecchio. Gli sviluppatori diciamo che si sono dati da fare, hanno aggiunto delle nuove mappe, dei nuovi personaggi, dei nuovi oggetti. Sarà possibile giocare con tutti coloro che possiedono questo titolo per un'altra console, quindi con chi lo possiede per PS4, per Xbox, per PC. E naturalmente ragazzi vi ricordo che è un titolo gratuito che potete scaricare tutti quanti sulle vostre console. Come secondo titolo ho selezionato Crash Bandicoot 4 in uscita l'11 marzo 2021 per Nintendo Switch. Purtroppo non ho informazioni riguardanti una versione fisica di questo videogame per questa console. Per il momento, se siete interessati ad acquistarlo, lo potete comprare direttamente dal Nintendo eShop. Questo è un titolo con una storia completamente nuova. Chi l'ha acquistato per PS4 e Xbox One sa già di cosa parlo. Praticamente Crash e i suoi amici dovranno andare avanti e indietro nel tempo per salvare il mondo. Gli sviluppatori hanno arricchito il gioco con interessanti novità, considerate che sono presenti oltre 100 livelli. Avremo la possibilità di utilizzare diversi personaggi e le varie maschere presenti all'interno del gioco conferiranno ad ognuno di essi un diverso potere. Terzo titolo di questa top 5, Piante contro Zombie, Battle for Neighborville. Finalmente Electronic Arts si è decisa a rilasciare questo videogame per la nostra carissima Nintendo Switch. Sarà disponibile a partire dal 19 marzo, sia in versione fisica sia in versione digitale. Il gioco avrà una mappa parecchio ampia, formata da zone molto diverse tra loro. Avremo la possibilità di utilizzare vari personaggi divisi in 20 classi diverse e potremo utilizzare sia le piante sia gli zombie. Saranno presenti 6 modalità competitive, compresa la nuovissima arena di battaglia, ed una nuova modalità cooperativa per 4 giocatori che ci permetterà di esplorare ciò che si trova al di fuori della città. Quarto titolo, Balan Wonderworld, in uscita il 26 marzo 2021. Questo videogame è stato creato dal padre di Sonic ed è praticamente un action platform ambientato in un mondo fantastico. La storia racconta di Emma e Leo che dovranno difendere le 12 dimensioni che compongono questo mondo da una terribile minaccia. Sono presenti varie meccaniche di gameplay che cambieranno di volta in volta e spettacolari boss fight. Quinta e ultima posizione per Monster Hunter Rise, l'hunting game di Capcom che uscirà su Nintendo Switch il prossimo 26 marzo. Se non l'avete ancora provato, non vi preoccupate, perché tempo fa era stata rilasciata una demo a tempo sul Nintendo eShop e a breve ne verrà rilasciata un'altra l'11 marzo 2021, quindi anche in quel caso per pochi giorni avrete la possibilità di provare questo videogame da soli o con i vostri amici per decidere poi se acquistarlo oppure no. Nonostante rinunci alla struttura aperta di Monster Hunter World, questo titolo comunque riesce a introdurre interessanti novità, come per esempio la possibilità di cavalcare i vari mostri che incontreremo durante la nostra avventura. Ambientato nel villaggio di Kamura,
il gioco comunque ci offre uno scenario perfetto per andare a caccia di mostri, saranno presenti nuove mosse speciali per abbatterli più velocemente e recuperare così il prezioso loot che ci servirà per potenziare il nostro equipaggiamento. Va bene ragazzi, termina qua questa top 5, vi ho citato i 5 titoli più importanti secondo me in uscita per Nintendo Switch nel corso del mese di marzo 2021. Se me ne sono dimenticato qualcuno, scrivetemelo nei commenti qui sotto. Adesso ragazzi direi di passare alla seconda news barra leak di oggi, secondo la quale Nintendo Switch Pro è realtà e in futuro usciranno sul mercato dei giochi che potranno funzionare solo su questa console e non gireranno sulle vecchie versioni di Nintendo Switch. Secondo l'insider che è riuscito a recuperare queste informazioni, che si chiama Nate Drake, Nintendo, per quanto riguarda i titoli first party, cercherà di farli girare su tutte le versioni già disponibili e in futuro disponibili sul mercato di Nintendo Switch, per assicurare anche a chi possiede il primo modello di questa console di poter continuare a giocare con i titoli prodotti dalla casa di Kyoto. I titoli in esclusiva, infatti, per Nintendo Switch Pro dovrebbero riguardare titoli terze parti. La sua dichiarazione ha fatto esplodere un putiferio e i giocatori hanno cominciato a immaginare magari Rockstar pubblicare per Nintendo Switch Pro Red Dead Redemption 2 oppure una versione di GTA 5, non si sa se una versione tipo PS3 o una versione tipo PS4. Altri hanno immaginato che un titolo che potrebbe uscire su Nintendo Switch Pro ma non su Nintendo Switch e per il momento è esclusiva PS4 e poi diventerà esclusiva PS5 potrebbe essere Final Fantasy VII Remake. Tutte queste informazioni comunque ragazzi prendetele con le pinze perché non c'è ancora nulla di ufficiale e Nintendo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali al riguardo. L'unica cosa che possiamo fare è attendere che la grande N ci dia informazioni quanto prima. Va bene ragazzi, adesso dopo tutti questi leak barra news barra novità direi di passare agli eventi con gli iscritti di questa settimana. Dato che avrò un po' di impegni per quanto riguarda YouTube, sarò online solo su Splatoon 2 l'11 marzo dalle 18. Nella descrizione di questo video potete trovare l'ID del profilo che utilizzo per giocare a questo videogame. E come sempre ragazzi vi ricordo di unirvi al mio server Discord per aumentare la possibilità di entrare e giocare qualche partita insieme a me. Considerate che durante l'evento creerò più stanze private per dare a tutti almeno una chance di poter entrare. Per quanto riguarda Twitch, vi ricordo che da pochissimo tempo ho iniziato a streamare su questa piattaforma. Vi consiglio di fare un salto sul mio canale Twitch nella sezione programmazione, perché lì vi tengo aggiornati e vi informo quando sono in live sulla piattaforma Viola. Vi consiglio ogni tanto di dare un'occhiata a quella pagina, perché se disgraziatamente dovessi avere degli impegni improvvisi, mi basta modificare la programmazione per tenervi aggiornati. Per quanto riguarda i giochi che porto in live, a volte mi piace avvisarvi in anticipo, a volte invece mi piace farvi qualche sorpresa. Vi ricordo che potete supportarmi su Twitch gratuitamente. Se possedete Amazon Prime, potete abbonarvi gratuitamente al mio canale Twitch. Va bene ragazzi, come sempre mi pare di avervi detto tutto. Se avete delle domande, mi raccomando lasciate un bel commento qui sotto e appena possibile vi risponderò. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui nell'Infotime. Alla prossima ragazzi!